Certo. L'avrei fatto anche gratis come cosa, sì, perché sì, sì. Faccio così tanti perché voglio diventare forte, voglio riuscire. No, a no, era proprio no, non c'era questa cosa di diventare forte, di guadagnare dei soldi. C'era proprio il fatto di farli perché ti dava, non so neanche un'emozione. Io, forse un'emozione di farli, non lo so. Ok, ok. Buonasera a tutti, benvenuti al Martedì Inc, episodio 70. Siamo qui a Mantova, nello studio di Alessio Manconi, che è qua presente, lo vedete. Siamo al The Last of Us Family e siamo pronti per, diciamo, mandare in onda questo che è effettivamente la mia diretta del podcast numero 70. La diretta si chiama Radici, ok? Quindi parleremo effettivamente delle radici del caro Alessio, insomma, svilupperemo un po' quello che è effettivamente la sua storia durante questa chiacchierata. Facciamo che stiamo un po' più tranquilli, le basi. Come ti chiami, quanti anni hai, chi sei, dici un po'. Mi chiamo Alessio. Ciao Alessio, benvenuto. Ho molti anni. Quanti ne hai? 40. 40? Non sembra. No, te ne darei di meno. Te ne darei. No, dico perché devo tutelarmi, ragazzi. Tatuaggio in faccia vuol dire, insomma, pericoloso. Ne dimostro di meno, ma ne ho 40, ne dimostro di meno. Purtroppo ne ho 40. Poi cosa vuoi sapere? Da quanto tatui? Tatuo circa 23 anni, credo, 22, non mi ricordo. Beh, un po' di tempo comunque, che sì, ci stai dietro alle macchinette a fare le tue robe, insomma. È una bella. Cioè, più effettivamente la mia età tu la stai tatuando. Io ho 23 anni. Che bello. Li dimostro? Sì, dimostro di più. Pensavo fossi più vecchio. Ah sì, è per quello che ti stavo 37. Addirittura. Vabbè, comunque ragazzi, il focus del discorso effettivamente è appunto le radici, perché non so se si sente, ma Alessio effettivamente viene dalla Sardegna, no? Si sente? Si sente. Ah, pensavo Si sente, viene dalla Sardegna e vabbè, iniziamo da proprio dal principio, cioè quando è che prendi in mano la prima macchinetta, quando è che ti viene fuori sta voglia qua di dire mo tatuo. Non mi è venuta voglia, ho iniziato praticamente quando ho fatto il militare, che era obbligatorio. Ah ok, c'era la leva obbligatoria. C'era la leva obbligatoria quando io ho fatto il militare, praticamente mia madre mi aveva obbligato a mettere la firma, perché non avevo un cazzo da fare e quindi... Insomma, bisognava lavorare al tempo e quindi mi ha obbligato mia madre a fare il militare. Ho fatto 3 anni di militare e lì praticamente avevo già dei tatuaggi, ero appassionato. Quante ne avevi quando l'hai fatto? 18, no? Sì, cioè, penso prima, perché si partiva a 18 anni, quindi io avevo anticipato, perché se ti chiamavano a fare la leva, se volevi fare tipo i 3 anni dovevi anticipare e partire prima. Ok. Quindi ne avevo 17, non mi ricordo. Comunque sono partito militare lì, mi piacevano già i tatuaggi, già da piccolo mi pasticciavo perché mi piacevano, ero affascinato dai delinquenti, da queste cose così. Ci sta, un bel mondo, esatto. E lì mi ricordo che un giorno sono andato a Cuneo, perché avevo fatto il militare a Fossano, sono andato a Cuneo, mi sono preso un appuntamento per continuare un tatuaggio che avevo in questo braccio, un tribale. E lì questo tipo mi aveva fatto una merda, insomma, che comunque mi aveva motivato a dire cazzo, cioè ci riesce questo rincoglionito a fare dei tatuaggi, perché io avevo fatto l'istituto d'arte, queste cose così, quindi cioè, mi piaceva proprio disegnare, allora ho detto ma sì, fanculo, proviamo a fare questa cosa. Avevo contattato un mio carissimo amico che già tatuava e mi aveva fatto la maggior parte dei tatuaggi che ho, Gianni Sanna, un ragazzo di Sassari, e avevo chiesto su per giù cosa dovevo comprare per poter partire, certo, e fare i tatuaggi. Il famigerato kit, cazzo, quello di cui tutti parlano, ok. Avevo comprato le prime macchinette di Lauro Paolini. Grande, bobina, sì, quelle rotative ancora non esistevano. Non esistevano, incredibile. Avevo preso le macchinette e c'erano i primi tubi usa e getta, quelle cose lì. Avevo optato per quelli lì e praticamente lì spargevo la voce in caserma dicendo ragazzi mi sono preso la macchinetta, perché non ci facciamo un tatuaggio tipo?
E i ragazzi mi dicevano che tuttora mi bestemmiano e mi minacciano su Facebook, su quelli Facebook, che ancora. Classico, classico. Mi dicevano, ma tu hai mai fatto tatuaggi? E io dicevo, ma cazzo, ma certo, che ti faccio un tatuaggio, non ne ho mai fatto. Ma certo. Ho fatto tantissimi, sono bravissimi, invece facevo delle merda allucinanti. Il primo tatuaggio, mi ricordo, avevo fatto un ragazzo di Alghero, che era militare con me, e non sapevo neanche tipo dove si metteva l'ago, cioè cosa bisognava fare. È improvvisato. Quindi, improvvisato per fare, non mi ricordo neanche che cazzo avevo fatto, forse una scritta, ci avevo messo tantissimo tempo solo per capire come funzionava la macchinetta, capito? Era una cosa estenuante, allucinante. Comunque piano piano poi da lì ho... Sei andato avanti, sì, avanti. Sì, sì, sì. Ti chiedo, quanti ne avevi quando hai iniziato effettivamente a fare le prime robe e quando è che ti sei reso conto che effettivamente, cioè, volevi fare il tatuatore, no? No, ma adesso... tatuatore, adesso manco un tatuatore. Ma prima era una cosa meno eclatante fare, sì, il tatuatore, anzi era una cosa vista malissimo. E lì ai primi tatuaggi che ho fatto mi sono reso conto che io volevo fare quello. Perché okay, comunque era una cosa figa, che non si era mai vista, cioè per quanto mi riguarda. Tutti i miei amici ambivano al posto fisso e invece a me piaceva fare questa cosa qua. E piano piano mi sono reso conto che era quello che volevo fare realmente, perché ti dava il fatto di magari fare una merda di tatuaggio e imparare mentre lo fai, ti portava a volerne fare sempre di più. Certo. Cioè, l'avrei fatto anche gratis come cosa, sì, perché sì, sì. Era, ne faccio così tanti perché voglio diventare forte, voglio riuscire. No, a no, era proprio, no, non c'era questa cosa di diventare forte, di guadagnare dei soldi, c'era proprio il fatto di farli perché ti dava, non so neanche un'emozione. Io, forse un'emozione di farli, non lo so. Ok, ok. Ti dava questo potere rispetto alla gente di... Boh, beh, in effetti, cazzo, comunque, cioè, tu stai marchiando una persona, esatto, con un, quindi c'è... Quindi era un'adrenalina un po' particolare che ti portava a volerne fare sempre di più, una, certo, sorta di droga, diciamo, sì, che assolutamente. Figa però, sì, molto bello. E quindi da lì ho deciso che quello era, quindi, con molte difficoltà, okay, perché non è stato semplice come adesso, che adesso è tutto semplice. Con molte difficoltà è voluto diventare quello che adesso è il mio lavoro. Certo. Beh, letto tu, questa qua è una roba super fica, il discorso delle difficoltà. Cioè, vogliamo parlare un po' di quelle che erano le difficoltà che c'erano magari, non so, ai tempi o, cioè, personalmente quelle che hai visto tu. Cioè, hai detto prima che era un qualcosa che di base era mal visto, no? Voglio sapere se effettivamente questo essere mal visto è una roba che... In un certo senso magari un po' ti intrigava, no? No, perché alla fine, cioè, uno ti guarda adesso, no? E cioè, ti vede che sei comunque alternativo. Io sono mal visto anche adesso. Esatto, è quello di scorso. Sei d'impatto, no? Cioè, sì. Il tuo viso, no? Il tuo volto. Per fortuna, fatto... perché sennò sarei come tutti i rincoglioniti. Però ci sta, cioè, il fatto di essere differente, il fatto comunque... Forse mi piaceva proprio questa cosa qua di fare un qualcosa che comunque... non era ben vista, perché al tempo chi aveva i tatuaggi o eri delinquente o comunque eri marinaio o cose del genere, non è come adesso che la casalinga più, no, rincoglionita ha, cioè... un tatuaggio, capito? Però contestualizziamo comunque, cioè, eri in Sardegna. Cioè, era in Sardegna che è ancora peggio. Esatto, perché nel senso ci stiamo dimenticando forse che, cioè, le radici qua effettivamente erano lì, cioè erano, sì, proprio lì. Ok. E quindi tu facevi sta roba e ti dava, non so, in un certo senso una sensazione di essere diverso, no? Quell'essere diverso lì, perché l'hai voluto... Di essere diverso in positivo. Sì, lo so, però perché nel tatu? Perché nel tatu e magari non in altro, no? Perché... Buonasera, ragazzi. Boh, ciao, non lo so, questa domanda non so risponderti, perché comunque è venuta, cioè non l'ho voluto io, non è successo, ci sono capitato in mezzo e quindi... E va bene così. Conta che io ho avuto la fortuna di attraversare tutto il periodo che è partito dall'illegalità, diciamo, di chi aveva i tatuaggi ai giorni nostri, dove chiunque, sì, può avere un tatuaggio in carriera, e cioè, tutti possono siamo farlo. Passati da
chi prima aveva i tatuaggi era un poco di buono, adesso dove si distinguono i tatuaggi di un poco di buono ai tatuaggi di chi comunque è un collezionista o chi comunque è un appassionato di tatuaggi, capito? Infatti mi fa strano che tipo, non so, cioè io sono qua con te, no? E alla fine, cioè, io ho addosso a me gli anni che tu effettivamente hai speso per arrivare qua. E questa roba qua è pazzesca, perché siamo due persone diverse, abbiamo due background diverse, e io effettivamente non, cioè, quando comunque parlo con persone che hanno magari vissuto effettivamente quell'altro lato della medaglia, no? La parte del tatuaggio prima, il discorso magari un po' di criminalità, anche un po' di essere mal visto da quel punto di vista lì, cioè non riesco a empatizzare più di tanto, perché io effettivamente i tatuaggi li ho fatti perché mi sentivo, cioè, di farlo. Se tu hai i tatuaggi oggi è perché chi come me al tempo ha lottato, tra virgolette, per portare il tatuaggio a un livello di cultura accessibile a tutti, nel senso, per renderlo tra virgolette mainstream, però in positivo, perché alla fine qua lo sdoganamento alla fine è una roba che ha aiutato. Ti chiedo sta cosa, Alessio. Normalmente mi interfaccio quando faccio queste robe qua con generazioni differenti, no? Cioè, mi capita di beccare, non so, un ragazzo che è stato, non so, 8-10 anni, che però magari adesso è a cavalcato l'onde, fa lo stile nuovo, capito le cose, oppure con quello magari mega mega old school che effettivamente è arrivato a fare le sue robe per nomea, no? E è riconosciuto perché lo fa da un botto di tempo. La generazione in mezzo, che sono tua, io, che è la tua, cazzo, è persa, cioè, nel senso, perché è quella cosa, nel noi senso, perché abbiamo quel piglio lì voi, no? Noi abbiamo creato le nuove generazioni, cioè senza di noi, che ci siamo battuti contro tipo le vecchie generazioni, perché ragioniamo in modo diverso, cioè nel senso, ci sono quelli un po' fissati che fanno determinate cose e da lì non escono. Certo. La zona di comfort, no? Cioè, esatto, tipo ti parlo di quelli della vecchia, sì, super vecchia scuola. Solo trad, solo esatto, su quei soggetti lì, solo anche studio deve essere tutto così, che certo, per certo fare tipo il traditional devi fare determinate cose. Diciamo che chi come me, perché ce ne sono tanti altri, hanno spinto per far sì che comunque, cioè, seguissimo il passo dei tempi, cioè nel senso, siete evoluti. Esatto, ci siamo evoluti e quindi abbiamo dato comunque la possibilità a chi adesso è... sta facendo le cose nuove, sì. Certo, certo, certo. Però il mio discorso è rivolto al fatto che di base comunque la gente se n'è un po' dimenticata di voi. Cioè, te lo dico con tutto il bene del mondo, perché... Magari chi è rincoglionito non sa le cose. Esatto, tipo me, cazzo, tipo me, tipo me. Però nel senso, no, cioè nel senso, avete comunque un piglio veramente rilevante su quelle che sono le nuove generazioni, però effettivamente vuoi il fatto che sì, avete fatto quel tipo di evoluzione lì, però c'è un modo di omologarsi che magari non vi va a genio e quindi non c'è il discorso più social, tra virgolette, o altre cazzate del genere, e alla fine si va un po', tra virgolette, a, diciamo, alcuni non mi vanno anche a perdersi, no? Ed è una cosa che ad esempio a me dà molto fastidio, perché quando comunque trovo davanti quel tipo di persona lì e guardi i lavori, capisci veramente, no? Da un pezzo che la persona che ci sta dietro è una persona appassionata, che l'ha fatto per anni e che tuttora sta continuando a martellare, cioè nel senso, tu 23 anni che lo fai e ancora oggi, cioè, sei qua in studio all day a martellare, a fare il tuo, no? Cerco di andare al passo con i tempi, più che altro investendo su nuove persone che lavorano, eccetera, certo, eccetera. Certo. Non sono di quelli che disdegnano tipo i nuovi tatuaggi. I fine line. Esatto. Anzi, secondo me, forse il mio studio è tra i pochi che include varie categorie di tatuaggi, appunto per rimanere al passo con i tempi. Certo, certo, una roba che ti gasa e vuoi portare. Siamo i vecchi ma che cercano di essere giovani. Vabbè, tipo vabbè, gli sfigati. Sì, stai, da me anche l'occhiale, comunque, poi si parla di sfigati qua, vabbè, già, perché è bad luck margin. Ah, ci sta. Dalla Sardegna a Mantova, c'è, cioè, questa evoluzione qua, questo cambiamento, il fatto comunque di spostarti fuori da quella che è la tua isola, quando è arrivata l'idea di farlo, in generale, cioè il percorso più professionale del tatuaggio, quando è che hai iniziato a viverlo, no? Cioè, abbiamo parlato comunque del pre, però nel senso, il fatto di farlo concretamente, il fatto di arrivare addirittura a dire apro uno studio, apro più studi, mi sposto al nord, cioè vengo via dalla mia isola,
abbandono le mie radici in maniera... Non ho abbandonato, sardi non abbandonano mai. No, ero provocatorio volutamente. Vabbè, lì è stata una serie di eventi tragici, diciamo così, della mia vita che mi hanno portato a... comunque arrivare a Mantova, diciamo, non sto lì a raccontarti tutti i particolari che sono anche noiosi. E comunque ho deciso di aprire lo studio qua a Mantova perché mi sembrava così di primo impatto un punto strategico. Sì, lo è effettivamente. È molto strategico perché comunque è un paese di merda, lo possiamo dire tranquillamente. lo possiamo dire. Che però a me fa piacere perché ormai sono anziano e quindi si sta bene a Mantova, non c'è un cazzo di vita, eccetera. Perché è figata che faccio con un tipo di Mantova questo. Io non sono di Mantova, però non confondiamo. So, però no, infatti non dimentichiamo le radici, che è il nome del podcast. È tipo un'offesa. No, cazzo, veramente. Meglio mi dici tipo. Non siamo un forestiero. Però io non sono di Mantova. Comunque avevo notato questa cosa perché ero arrivato qua e in pochi lavoravo, la verità, facevo guest fisso a Trento alla Septic. Ok. Vabbè, comunque sono arrivato qua e avevo percepito questa cosa che Mantova aveva molte potenzialità perché era molto indietro secondo me a livello di tatuaggio rispetto tipo magari che può essere strano alla Sardegna che però è piena di artisti fortissimi. No, certo. E quindi era indietro ma in un punto allucinante strategico perché era vicino a molte città importanti del nord Italia dove comunque l'economia va bene. Certo, no? Milano, Verona, Reggio Emilia, Bologna, cioè siamo in mezzo tutto a tutto. Qua. Tutto in mezzo. Esatto, quindi avevo detto vabbè, secondo me potrebbe funzionare come cosa. Avevo parlato anche con varie persone del mondo del tatuaggio e mi avevano detto che comunque secondo loro era una cazzata. Ho resistito, comunque ho avuto difficoltà perché qua le persone sono molto diffidenti, essendo comunque un paesone, diciamo. Certo. E quindi avevo impiegato a far decollare, diciamo, questo studio 3 anni. 3 anni proprio... È tanto, sono tanti, 3 anni sono tanti. Strazianti, perché comunque cioè, arrivavano persone che mi chiedevano tipo... cose allucinanti, ma anche se sapevo fare determinate cose, cioè era proprio demoralizzante. No, certo, più che altro perché alla fine tu l'hai aperto qua dopo quanti anni di carriera? Cioè, questo qua è una roba per ma far capire alle persone... Ma 6 anni fa, credo, non mi ricordo adesso neanche. Fatto, comunque era già 15 anni che tatuavi. Ah. Dopo comunque aver fatto determinate cose, certo. E quindi arrivare qua e ripartire da zero è stato abbastanza difficile, però certo. Ho tenuto duro e alla fine ne è valsa la pena, diciamo, certo. Perché ci avevo visto giusto e quindi le persone piano piano si sono fidate e adesso comunque... Lo studio va, sì. Però ok, ma anche il discorso comunque di, cioè, di martellare o comunque cioè, credere nel prodotto che offri, penso che sia una cosa che penso possa dare tanto, no? Alla gente che ascolta la casa, più che altro perché alla fine il tattoo è sempre, cioè se vogliamo collegarlo nel concreto al concetto di arte, no? Che è sempre una roba molto strana da fare. Adesso ti farò la domanda classica che tanti mi blastano quando la chiedo. Però se vogliamo metterlo nel campo artistico, no, è comunque una roba molto soggettiva. Cioè può piacere, può non piacere, può essere uno stile, può essere un altro stile, ma alla fine è una roba che, bene o male, è il singolo, no? Che decide se gli gasa quello che fai o quello che non fai. Tu, dal mio punto di vista, cioè da esterno, ti posso dire che nella tua carriera io ho visto in realtà 2-3 step che secondo me sono stati efficaci da quel punto di vista, più che altro per il livello di conversione, no? Cioè la gente reputava figo quello che facevi quando secondo me hai speso le tue energie nel fare il tradizionale ironico, secondo me, che è una roba che in Italia prima non c'era. Ne parlavo anche con Alex Ciliegia, sì. Abbiamo fatto un altro podcast che se volete andare a vederlo, ragazzi, spacca, bellissimo. E anche lì veramente lui ti ha nominato. Cioè, sì, io ho chiamato lui per parlare di quella roba lì e lui ha detto Alessio Manconi faceva quelle robe. Ma sì, diciamo che l'abbiamo fatto tutti un po' insieme perché sai che ci sono le mode in generale, quindi bene o male prendono tutte queste cose qua, anche i tatuaggi, come la moda, come certo, la musica, certo. Come tutte queste cose qua.
E quindi anche Alex Ciliegia lo stesso aveva iniziato a fare queste cose, diciamo, di umorismo un Sì, è un po' po'. black, un po' Un molto po' estremo, un black. po' estremo. Perché il trad? Cioè, facevi altro, hai sempre fatto altro, cioè, hai sempre fatto trad, non lo so, dimmi un po' Ah, che cosa hai praticamente vissuto, no, nel concreto. quando iniziavi tu a tatuare dovevi fare di tutto. E quindi, Dovevi, raga, cioè, sentite bene, esatto, perché dovevi. comunque non è come adesso che comunque la gente è specializzata in determinate cose, c'è più cultura del tatuaggio e quindi uno magari è anche più informato, poi internet ci ha informato tutti, prima non era Assolutamente. così, eh. Cosa è successo? A un certo punto, non so perché mi sono buttato sul traditional, perché, anzi lo so in realtà, Dicelo, avevo dicelo. conosciuto un ragazzo che mi aveva, cioè era talmente, riusciva a parlare, non so come spiegartelo, È ti appassionato. coinvolgeva, era proprio Ok. appassionato di tatuaggi, che mi aveva, non tatuava al tempo, adesso tatua, che mi aveva coinvolto a tal punto da, cioè, farmi proprio appassionare al traditional. Comunque, questo ragazzo al tempo era in gamba, poi si è dimostrato un po' pazzo, diciamo. Mi aveva preso di brutto come cosa. E io avevo, come si dice, non mi viene il coso, mischiato il traditional con delle dicerie che si dicevano tipo a Porto Torres, perché lì praticamente c'era una zona industriale molto forte, dove lavoravano tutta la maggior parte dei miei coetanei. Che tipo c'erano queste dicerie che se tipo ti buttavi in mare lì dove c'era la zona industriale uscivano i pesci con i tre occhi e queste puttanate, C'era no? già tipo Simpson, no? C'era la roba Esatto. di cosa Quindi inquinata. allora lì avevo fatto una ricerca, ma io da molto ignorante, non ho mai, non sono di quelli che ha studiato chissà che cazzo di cosa. Quindi mi veniva molto naturale comunque vedere determinate immagini e mischiarle magari col traditional, cioè con la tecnica del traditional più delle immagini che al tempo erano strane, capito? Non si vedevano come si vedono adesso. Assolutamente. E quindi avevo iniziato a fare queste cose così, che all'inizio ovviamente non piacevano, invece poi Col tempo non hanno so fatto. perché sono riuscito a beccare il momento giusto. Voi che anche poi artisti allucinanti come Pietro Sedda o come altre persone così sono riusciti a metterle in mezzo ai loro tatuaggi e quindi era tutto il momento, era il momento giusto di fare Certo. queste cose. Cioè, tu ti sei trovato però in quella situazione lì, cioè nel senso, a me fa sempre strano quando parlo con persone che in realtà c'avevano, cioè hanno quel tipo di piglio lì, però bene o male attraverso quello che è la loro forte, no? La loro voglia di spaccare, si trovano in quella situazione, no? Cioè, comunque in Sardegna abbiamo citato Pietro Sedda, ma ci sono tanti nomi che in No, ma realtà, ce ne sono, no, i più davvero forti tanti. sono in Sardegna, No, ce ne sono davvero tantissimi. eh. Sì. Però il discorso del fatto di essere uno di quelli che l'ha fatto, tra virgolette, per primo, no? È sicuramente una cosa che, cioè, magari non voluta, però che dopo ti dà quel tipo di Ma credibilità, quel tipo lì di spinta in più, secondo non hai me. nessun merito in queste cose, nel senso che comunque non sei tu che decidi di fare una cosa o di dire che quella cosa è figa, comunque sono sempre i clienti che gli piace la tua idea e quindi ti L'accettano spingono e. loro Sì, proprio, sì, sì, sì. capito? Cioè alla fine è stato solo. Tu le proponevi e dopo te Io le va bene. proponevo, se uno se la voleva fare ero contento, se uno non se la voleva fare va bene lo stesso, capito? Certo. Non è che Stiamo miravo quello lì. parlando effettivamente del periodo in cui c'era un po' di surrealismo nel tradizionale, Sì, no? tipo, mischiavo, cosa ne so, delle cose tridimensionali, solidi impossibili, quelle cose lì, con
non con il tradizionale, ma con la tecnica del tradizionale. Okay. Quindi, cosa ne so, fatti come dovrebbe essere fatto un tradizionale, però con soggetti che qualsiasi persona che fa tradizionale ti dice: vabbè, certo, stai facendo una merda. Stai facendo altro, stai facendo. Sei un coglione, esatto. Perché fai una cazzo di cose che non va bene. Ai tempi era molto, cioè immagino molto più che adesso, era molto chiuso, no? Il mondo del trad. Sì, sì. Però no, ma anche adesso comunque si è differenziato molto. In Italia adesso il trad comunque, cioè, stiamo spaccando nel tradizionale, secondo me, dal punto di vista del trad in Italia siamo ancora molto 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 forti. Però il discorso del dire, cioè, quei classici oggetti, non so, che arrivano da quel tipo di cultura, andare oltre, no? Fare una roba un po' più nuova, è anche un po', cioè, un arma a doppio taglio, no? Nel senso, può essere presa bene, ma magari da quelli che fanno trad davvero, forse, forse al tempo poteva essere figa come cosa, perché era una cosa più innovativa e che comunque ci poteva stare. Adesso, certo, comunque secondo me non ha più senso, cioè, non lo fai più, no, ma è anche rotto il cazzo, la verità. Quindi comunque la gente che si mette a fare cose adesso, in questo periodo storico, innovative tra virgolette, diciamo, secondo me non ha senso, perché comunque ormai, cioè, qualsiasi cagata l'abbiamo fatto, sì, e quindi è giusto che adesso ognuno faccia quello regolare, giusto, però fatto bene, cioè, capito? Si concentri sul fare, cioè, bene. Se deve fare il tradition, fa il tradition, se deve fare che cazzo ne so, fa quello lì, l'importante è che sia fatto a regola d'arte, capito? Ormai le cose anni 80 o anni 90 delle stranezze hanno rotto il cazzo, capito? Ok, no, riesce a dare comunque anche un tempo, no, a quello che sono eventuali lavori. A distanza di anni, dov'è che ti senti più preparato? No, ma in questo lavoro non si è mai preparati, secondo me. Cioè, perché comunque questi lavori così, domani si sveglia un cazzo di ragazzino di merda, che cazzo ne so, e comunque ti fa il culo. Cioè, bisogna sempre... devi brancare. Non puoi mai mollare. Non puoi mollare. Se molli sei fottuto. Quindi devi sempre... Ascoltate bene, se molli, 40 anni adesso, esatto. Antonio, se molli sei fottuto. Devi sempre arrancare dietro i giovani, è come, che cazzo ne so, un vecchio che magari ha fatto il pugile tutta la vita, poi arriva il ragazzino che ha più fiato e ti spacca. Schiaffi, capito? Certo. Lo stesso è con i tatuaggi, quindi bisogna sempre comunque non dare per scontato le cose, secondo me. E comunque riuscire a prendere le nuove idee e farle diventare delle nuove idee ancora, capito? Certo. Quindi no, se tipo a tutti fanno schifo, per esempio, i tatuaggi fine line, che è un dato di fatto, comunque purtroppo il periodo ti porta ad apprezzarle. E ok, figo sto discorso qua. Ah. Però il concept di base è, secondo te, è importante o non importante ricordare effettivamente le proprie origini, no? Le proprie radici? Certo, cioè, quello che effettivamente è stato il tuo percorso prima di arrivare qua con questa apertura. Certo, bisogna sempre ricordarle queste cose. Comunque, se tu adesso chiedi alla maggior parte dei bimbi minchia, si può dire, o è da denuncia ormai? Si può dire bimbi minchia che si svegliano la mattina e sono troppo pazzi e vogliono fare i tatuatori. Non conoscono nessun tipo di tatuatore che comunque gli ha permesso di fare questa cosa. Cioè, capito? Dici che serve un lascia passare, no? Cioè, se tu a una qualsiasi ragazzino di 23 anni gli chiedi chi cazzo è Philip Liu, non lo sa. Capito? Qua ti voglio dire. Certo. Invece, quando abbiamo iniziato noi, andavamo tipo alla convention di Milano e c'erano tutti questi tatuatori allucinanti. Questi nomi incredibili di una volta, certo. Ah, ma che comunque hanno insegnato molto e hanno sempre da insegnare, secondo me, certo, a chiunque. E molti non sanno neanche chi cazzo sono, capito? E questo è triste come cosa. No, queste però sono effettivamente, no, è triste, però sono effettivamente le radici. Cioè, io credo che in realtà sia importante, no? È il motivo anche per cui io cerco di interessarmi sia al nuovo che anche, tra virgolette, al vecchio. Adesso non prenderlo come insulto, no, non picchiarmi. Non sono vecchio. No, esatto. Sono molto giovane. Esatto, moltissimo. però quel tipo di discorso lì in realtà fa la differenza, no? Perché già soltanto il fatto di dire...
cazzo, mi impegno per far sì che comunque una testimonianza la mando avanti, no? Cioè, nel senso, un qualcosa, ragazzi, che magari adesso è tu in studio, gliela passo. Io ti vorrei chiedere, dal momento in cui hai fatto tipo il salto, no? Perché alla fine io credo che adesso come adesso, anche se è un po' triste, l'ambizione del dottore sia lavoro in studio per un po', poi boh, mi apro il mio studio. Sei d'accordo, non sei d'accordo? E quando l'hai fatto tu, com'era la situa? Più che altro perché voglio capire quando hai aperto tu il tuo studio, cioè come ti sentivi e che tipo di responsabilità ti andava ad accollare, no? Che è una cosa che normalmente non si dice mai, no? Perché tutti sembrano sempre fighi, no? Fanno i pezzi fighi, però, cioè, il fatto dell'essere, tra virgolette, anche imprenditore non è una cosa che è così scontata. Ma allora, quando ho iniziato io e ho aperto i miei studi, praticamente, a livello legale, se così vogliamo parlare, non era fondamentale. Ok. Quindi era solo una cosa di passaggio, perché tu ovviamente cioè lavorare in casa è un conto, lavorare tra virgolette in uno studio, che magari è la stessa cosa, non cambia un cazzo, comunque agli occhi delle persone comuni è una cosa diversa. È più professionale. Quindi esatto, era solo un passo per sembrare agli occhi delle persone comuni più professionale, però alla fine non è che cazzo, no, in casa bollivo gli aghi nella pentola, in studio no, esatto, capito? Esatto, viceversa. Quindi era solo un modo per fare un passo in più e portare il tatuaggio a un livello più professionale, capito? Solo certo. Quello lì. Quindi no, comunque chi decide poi di aprire uno studio suo, cioè per me è un percorso che tutti devono fare. Io personalmente adesso purtroppo, ti dico purtroppo, sono obbligato nel senso ad avere il mio studio, ma tornando indietro col cazzo mi aprire lo studio, cazzo me ne frega, sono solo rotture di coglioni. Quindi, cioè io Hai avuto un periodo, scusa se faccio questo throwback velocissimo, hai avuto un periodo in cui eri tu magari apprendista piuttosto che lavoravi per uno studio? Cioè, nel senso, hai mai fatto quella parentesi in cui eri tu? Ma io sono sempre apprendista, adesso dico questa puttana. Dai, dilla. Guarda lì mentre la dici. Nel io senso, sono sempre apprendista. Questa la devo dire. Però il senso, no, certo, di avere persone tipo quelli che lavorano in studio, comunque, che siano bravi o no, è un sistema innovativo tra virgolette per imparare sempre di più, capito? Ah, quindi è comunque, cioè a me mi interessa lavorare con altre persone, non per chissà quale cazzo di motivo, ma perché comunque se Sydney fa fine line comunque ha molto da insegnarmi a me, che io non lo faccio, capito? Certo. Quindi tutte queste cose tipo Niccolò, Davide, Jessica, Gavio, tutta questa gente, comunque ognuno ha il loro sistema di lavoro. E a me il mio progetto mentale è che comunque se tutti fanno una cosa diversa, tutti hanno da imparare, capito? E quindi poi se che cazzo ne so, tu fai una determinata cosa, lavori nel tuo modo, cerco di prendere qualcosa da te e farlo diventare mio e quindi imparare. Quindi sì, la battuta che c'è sempre da imparare, però è vero in realtà, perché no, certo, comunque c'è sempre da imparare, perché ognuno lavora in modo proprio e quindi uno può solo che imparare, anche se magari uno fa una cagata e impari lo stesso, capito? Certo. E invece il discorso opposto, cioè il fatto di dire sono io adesso il maestro, l'hai subita? Ma cioè, io non sono mai sentito un maestro, la no, verità, però secondo me abbiamo qualche testimonianza qua di fianco e può dire. Ma io scherzo comunque con queste puttanate, però alla fine non mi sento un maestro di niente, perché alla fine non ho un cazzo da insegnare, sono un ignorante allucinante, capito? Non sono troppo. Un ignorante, nel senso che comunque io posso dire quello che so io, che sicuramente non è il giusto, non è la cosa sbagliata, però è quello che penso io. Quindi, che sei il tuo, certo. Se uno è un attimino sveglio, intelligente, la cagata che dico io può diventare una cosa figa, capito? Certo. Per dire, come può diventare una cosa figa una cosa che dici tu. Non so se mi spiego. No, ci sono.
Interessante. Quindi però... quella è la cosa positiva, secondo me, di lavorare con diverse persone. Okay. Quello dovrebbe essere il senso di avere dell'aprire uno studio, lo studio tanti... con tante persone, perché comunque hai sempre da imparare, da evolverti, eccetera, eccetera. Anche lavorare prima del soli, business, cioè, prima di tutto quello. Da soli, rinchiusi, secondo me non serve non un cazzo, cresci. Perché comunque rimani lì. Non cresci perché non hai un confronto e non riesci a evolverti, a seguire i tempi come corrono, capito? Ti chiedo una cosa, Alessio, a distanza di 23 anni, la tua ambizione adesso qual è? La mia ambizione è che mi sono rotto il cazzo. ci sta. E quindi prima, adesso la verità, perché io vado a periodi, penso come tutti, penso che tutti i tatuatori siano così. Ma in realtà no, in realtà sai che è proprio over sincero, cioè nel senso io apprezzo tantissimo quando sento le persone che sono davvero sincere quando dicono queste cose, no? Perché cioè, se la chiedi normalmente uno ti dice ah sì, vorrei arrivare su tutto il mondo, no, mi sono rotto il cazzo. Cazzo, no, ma ci sta. A me quando i clienti mi chiedono ma che cazzo ne so, dico ah, mi sono rotto il cazzo, verità, perché dopo un po' ti rompe il cazzo, perché ti dicono è già scalato, ma tu fai il lavoro che ti piace, ho capito, però quando tu fai un lavoro poi non ti piace più, perché comunque fai sempre le stesse rotture di coglioni. Adesso ormai sono talmente che ne ho fatto, che in questo periodo vorrei rimanere su un punto piatto, nel senso di dedicarmi più ai tatuaggi che faccio io piuttosto che, quindi in questo periodo ho proprio bisogno di imparare io dagli altri, da mandare a quindi fare comunque non bisogna sempre stare, cioè per quanto mi riguarda penso che tutti siano così, anzi certo, che no, non si può stare sempre a mille e fare determinate cose, bisogna anche un attimino fermarci ogni tanto e dire ok, facciamo il punto della situazione, adesso ho bisogno io che qualcuno tipo mi aiuti tra virgolette, nel senso che ho bisogno di imparare qualcosa, capito? Quindi certo, mi piace comunque sempre confrontarmi con chiunque, perché c'è sempre da imparare, nuove idee, eccetera eccetera, se no si arriva a un punto piatto e fai prima uno a dire basta, smetto tutte le cose, c'hai i miei studi, vanno loro, percentuale eccetera. Ok, Alessio, parliamo della Sardegna. Che questa è una cosa in realtà molto figa, cioè io non ho mai fatto tipo cose un po' più geolocalizzate, no? Però magari dopo sta intervista qua mi partirà la voglia, no? Cioè comunque di raggruppare persone di un ambiente per far sì che loro parlino comunque bene del bello che vivono in quella situazione lì. Visto che tu adesso sei, tra virgolette, emigrato a Mantova, no? Però comunque le tue radici sono là, lo studio in Sardegna tuo ce l'hai, a Porto Torres, e fai comunque su e giù, eccetera. Ti chiedo, quanto è stato impattante nella tua crescita, nel tuo percorso, nella tua vita in generale, no? Anche fuori dal tatuaggio, il fatto di comunque essere nato in un'isola in cui effettivamente le cose... credo che comunque fossero tra virgolette un po' più distanti, no? Tra virgolette sì, è stata una fortuna, perché lì in Sardegna tutti, infatti secondo me ovviamente ci sono anche i tatuatori forti, no, certo, ovunque, fuori dalla Sardegna, no? Però in Sardegna in particolare, essendo noi molto testardi o comunque con poche possibilità, nel senso che noi siamo isolati, è un'isola, quindi non puoi fare un cazzo. Devi fare quello che c'è nell'isola, nel senso. Quindi le persone più testarde, diciamo, hanno dato il massimo. Tu eri testardo in culo. No, io l'ho testardo, però ce n'erano anche altri testardi, molto più bravi di me, con molte più ambizioni. Ok. Quelli hanno aiutato tutti. Cioè, diciamo che c'è stato uno scambio di testardaggine. Grazie a tutte queste persone testarde, in Sardegna secondo me c'è un livello del tatuaggio molto alto. Sì, no, certo. No, ma molto alto. Tutto, è con una cultura allucinante, non rispetto a... Vabbè, non voglio adesso dire cagate. Però comunque ti portavano a dare il massimo. Perché se no comunque rifò tutto. Sì, cioè, no. Se non davi il massimo non contavi un cazzo. È comunque competizione. Esatto, una bella sana competizione. La sana competizione, la classica sana esatto, competizione. E poi ti fa rodere il culo però se va male. Esatto. Cioè, nel senso devi impegnare. Sì, ti devi impegnare, infatti. Se vuoi ottenere qualcosa lì ti dovevi impegnare.
E comunque c'erano determinate persone, secondo me molto brave, che hanno diciamo spinto per far sì che anche io riuscissi a fare qualcosa. Certo. Poi ovviamente venire qua mi ha fatto capire anche altre cose che ho portato poi in Sardegna, e quindi mi certo, piace essere sempre in giro, diciamo, che girare apre la mente, ti aiuta a fare nuove cose, eccetera eccetera. Il però la testardaggine sarda è... No, quella è diversa, diversa. Sì, no, sì. Mi piacerebbe veramente riuscire a parlare con magari altri sardi per capire la questione, perché secondo me è molto interessante, no? Già prima ha fatto il nome di Pietro Sarda piuttosto che di altri, però davvero... Ma te ne potrei nominare tutti quelli più forti, secondo me sono in Sardegna, cioè, no, ce n'è tantissimi. No, davvero. Cioè, c'è Joao Pinto, c'è Pierluigi Deliperi, Danilo Secchi, cioè ce n'è mille, cazzo, che comunque sono fortissimi. Cioè. Pais, Michele Curreli... Cioè, potrei stare tutto il giorno a dirti tutti i nomi di tutti quelli che ci lavorano. È bello il fatto che sia comunque una roba molto geolocalizzata. Magari faremo un giorno una diretta con tutti i sardi, verrai anche tu, faremo una bella reunion così. Magari vengo io in Sardegna, no? Mi piacerebbe, ma magari portare anche questo format qua in giro, proprio in loco. Infatti sono contento e ti ringrazio ancora per avermi ospitato qua comunque nel tuo studio, perché è figo. E soprattutto è una roba che non faccio spesso. Cioè, a me piace molto anche il fatto di dire vivo una realtà nel concreto, e dopo, oltre a quello che è lo scambio nostro, facciamo anche sta roba qua. E quindi, cioè, sono veramente super mega, davvero, cioè, è un piacere. Il discorso delle guest era già parte integrante di quello che era il tuo percorso, e vorrei parlarne con te di sta cosa. Perché, cioè, secondo me adesso la guest è una roba molto, molto sdoganata, e magari una volta non era così. No, una volta non era così, anzi noi abbiamo iniziato proprio a fare queste cose, il nome guest tipo è diventato poi... Sì, guest adesso fa figo, no? Dire, sono guest in giro, prima, magari non lavori, invece però... c'era una simpatia tipo tra gente strana, e allora tipo ti scambiavi, che cazzo ne so, due parole, e poi ti dice, ma sì, ma perché non vieni in studio, ma non c'erano neanche i soldi, due risate, com'è che facevate, cioè non c'erano i soldi, c'era il telefono, perché facevi magari che cazzo ne so, le convention, ti conoscevi tra quelli più strani, comunque c'era, sai come funziona? No, certo, quindi cioè, alla fine comunque anche le guest derivano delle convention, comunque c'è, cioè, il fatto di, parliamo del social, cioè il social, come social c'era tipo nella vita reale, la convention, allora come social prima c'era tipo Tattoo Life, Tattoo Italia, quelle cose lì, ok, cioè le riviste, esatto, quindi comunque riuscivi cartaccio a vedere determinate cose, capito, quindi ti piacevano determinate cose, come punto di riferimento avevi quello che ti dava Tattoo Life, eccetera eccetera, certo. E quindi poi da lì riuscivi a contattarti con le persone, riuscivi a fare degli scambi, diciamo, di amicizia più che altro. Quindi il fatto non che era una cosa come... Non è lavorativa, non era meramente lavorativa riferita al adesso soldo. Adesso è più lavorativa, di convenienza, sì, tutte queste cagate. Faccio vedere che vado là... Prima invece era una cosa più di amicizia, cioè ti piacevi e comunque volevi conoscerti, capito? Certo. E tu dalle convention hai iniziato poi dopo a andare in giro dove? E soprattutto, cioè, per il periodo e anche il fatto comunque di essere, cioè, nel senso, in Sardegna più che altro prima di spostarsi, eccetera, no? Era una roba che facevano in tanti, il fatto di spostarsi, oppure era una roba che facevano in pochi? Più che altro, perché io non riesco a immaginare. Non faceva nessuno. Dove andavi? Non faceva nessuno. Io ho iniziato, adesso non mi ricordo bene esattamente perché sono un po' rincoglionito. Però le prime cose che ho fatto è tipo anche a Roma con Simona del Devi Ma, uno studio vecchissimo. Che con loro c'è stato proprio una sorta di amicizia, cioè tuttora siamo amici, capito? Quindi era più uno scambio di amicizia piuttosto che, capito? E quindi era, cioè, che ti trovavi, cosa ne so, adesso io e tu abbiamo parlato e siamo in sintonia e diventiamo amici, capito? Sì, che ti voglio dire? Lo stesso succedeva con queste cose.
E comunque ne ho fatto parecchie, mi sono sempre trovato con persone come me, diciamo. No. E che tutto questo è successo quando io lavoravo con Giacomo De Sole. Ah, ok. Che comunque è uno scemo come me, nel senso... Dici un po', avete uno studio insieme, studio suo? Sì, lui, no, lo studio era il mio, lui faceva al tempo lo shop manager, adesso tatua a Olbia. E comunque eravamo due scemi. Come si suol dire, tipo faceva, se lui si faceva tipo un tatuaggio nella faccia, ah, ma lo dovevo fare anch'io per averne più di lui o viceversa. Certo, capito? Certo. Due ritardati, questa, si può dire. Si può dire. Si può dire. Questa è bellissima una cosa, dopo ne parliamo bene, no? Anche del fatto dell'essere tatuato, comunque dell'impatto sociale, più tardi. Comunque continua. Comunque cioè, grazie. Tu e Giacomo De Sole. Comunque con lui che eravamo due... Come si diceva, se facevamo proprio schifo, davamo il massimo nello schifo di qualsiasi cosa, siamo riusciti a farci volere bene dappertutto, capito? Certo. Perché eravamo un po' estremi, non so come spiegartelo. Comunque al tempo eravamo tra i pochi che avevano anche i tatuaggi in faccia, comunque Giacomo si tatuava anche pesantemente, e quindi è stato facile farci certo. voler bene. Comunque... In realtà tu dici facile, però secondo me alla fine per le persone, soprattutto magari in un contesto tipo isolano, non è così, c'è una roba all'ordine del giorno, vedere comunque una persona come te o come Giacomo magari che stai, cioè, murati tattoo con anche tatuaggi in faccia, quindi parlerei di sì, questo. Ma perché la cosa positiva è stata che comunque le persone ci conoscevano e quindi noi abbiamo esagerato, ci dicevano ma voi siete pazzi, però comunque ci conoscevano e quindi siamo riusciti a portare il tatuaggio a un livello di che non era più che eri un delinquente se avevi il tatuaggio in faccia, ma comunque eri uno, come si suol dire, pazzo tra virgolette, sì, facevi i cazzi tuoi, però comunque esatto, però era una persona normale, eri bravo, eri una brava persona, però che avevi quel tipo di caratteristiche lì, esatto, e quindi siamo riusciti a far capire che comunque anche le persone normali potevano essere super tatuate, certo, non per forza dovevi farti il carcere o queste cagate così, no, certo. Però è bello il discorso del, cioè comunque dello sdoganare il tattoo, cioè levi tattoo, cioè nel senso il fatto di essere murati, capito, anche in faccia addirittura. Molto spesso mi trovo in difficoltà quando parlo con gente tatuata in faccia, perché non saprei neanche io, tipo adesso, no, se magari un giorno vorrei ambire una bel genere o meno, e ti chiedo, cioè sicuramente farlo anni fa deve essere stato ancora più difficile, qual è stato l'impatto dei tuoi cari, cioè delle persone che ti erano vicine quando hai fatto il primo tattoo in faccia, e qual era? Cioè vabbè, il primo tattoo life ruin, no, perché alla fine se ti dato in faccia, ragazzi, comunque, cioè non è che, cioè nel senso, o fai quello o non fai, cioè nel senso, ti chiude le strade, no? Alessio? Ovviamente non erano contenti nessuno, cioè nel senso era una cosa proprio, cioè se già adesso nel 2022 giro a Mantova, la gente cambia il marciapiede o mi guarda strano, figurati prima, c'era una cosa impensabile, e che comunque poi... la gente ha capito la differenza, se tu adesso ci pensi, cazzo, i delinquenti non hanno i tatuaggi in faccia, hai capito cosa ti voglio dire? Certo. Come in Italia, anzi forse non hanno neanche un tatuaggio i delinquenti, quindi piano piano siamo, ce n'è ancora di cose, ci sono sempre dei pregiudizi, però piano piano nel nostro piccolo, diciamo, siamo riusciti a far capire alla gente che non okay. per forza uno sì, deve essere fuori di testa, capito? Cioè che... una passione che uno esagera e che cazzo il primo che hai fatto? Il primo che ho fatto non mi ricordo in faccia che cazzo fa, forse delle lacrime, era morta mia nonna e mi sono fatto le lacrime, cose del genere. La scritta, non mi ricordo. Ti sei mai pentito di un tatuaggio che hai fatto? No. Neanche uno? Su tutto il corpo? No. E hai chat cover tipo questo qua? Qua perché praticamente avevo un po' di cose estreme. Troppo estreme? Che non è che mi sono pentito, però invecchiando non ho voglia di stare a spiegare le cose alla gente, capito? Certo, quindi... Però non è che me ne sono pentito, diciamo che per non avere rotture di coglioni ho preferito fare così. Ok. Un consiglio che daresti a un giovane tatuato che ambisce magari a entrare nel mondo del tattoo, magari non per forza tatuando, cioè magari anche uno che tipo dice
sai, sono affacciato tatuaggi, mi piacerebbe, non so, entrarci dentro, vivere le convention, vivere quel tipo di mondo lì. Secondo te ad oggi vale ancora quanto valeva una volta? E ci sono delle cose da seguire rispetto ad altre? Cioè, cosa gli direi? Ma sì, sicuramente ne vale sempre la pena, nel senso che comunque i tempi cambiano e anche il mondo del tatuaggio ha bisogno di innovazione. Quindi, che cazzo, io non sono nessuno per dire a uno no, non è il caso oppure sì, è il caso. Uno deve fare quello che si sente e buttarsi e farlo se veramente gli interessa, capito? Quindi un consiglio che potresti dare, cioè nel concreto, cioè a una persona che magari vuole diventare... Beh, pure. Ha rotto il cazzo. Negro dello studio. Non si può dire, però. Meno male che gli hai i microfoni. Ci dissociamo comunque. È un dato di fatto, però. Cosa consiglieresti a, a una persona comunque che ha voglia effettivamente di entrare, cioè proprio un consiglio farlo, concreto di farlo? Che cazzo li devo consigliare? Boh. Ci sono dei mezzi secondo te più etici rispetto ad altri oppure... Adesso praticamente vuoi per fortuna o per sfiga comunque bisogna seguire determinate cose. Io facevo parecchie battute su quelli che tatuavano in casa ultimamente, però questi magari mi rispondevano ma anche tu e tatuavi in casa. Ho capito, però è tipo, che cazzo ne so, prima non c'era il coso legale che c'è, la partita IVA di tatuatore artigiano, adesso c'è, quindi prima magari potevi anche tatuare in casa e non succedeva un cazzo perché il lavoro del tatuatore non esisteva, non era considerato, no, non esisteva proprio, cioè non lo sapevano neanche loro che cazzo era. Adesso comunque è una cosa effettiva che comunque la gente ha lottato anche per arrivare a queste cose, e quindi tatuare in casa adesso non ha senso, per dire, capito? Perché comunque bisogna seguire determinati percorsi, purtroppo o per fortuna, capito? Sì, sì, sì. Quindi cioè, stare alle regole e comunque di buttarsi per... Se quando uno mi chiede che cazzo ne so, vorrei fare il tatuatore, fallo, segui tutte le cose che bisogna fare, se veramente ti interessa vedrai che le superi tranquillamente, che cazzo ne so. E invece nel livello di passione, secondo te, l'hai vista cambiata negli anni? Cioè adesso ce n'è molta poca gente con la passione. Più che altro adesso c'è la gente che i social hanno un po'... diciamo fatto diventare il, l'hanno unificato, hanno piallato un po', cioè. No, ma l'hanno anche ingigantita come cosa, okay. Quindi sembra che uno che fa i tatuaggi sia chissà chi, invece è un cazzo di lavoro come un altro, cioè ti devi sbattere se comunque se vuoi lavorare, cioè, non è che vuoi ti regala niente nessuno. Se vuoi arrivare a certi livelli comunque non basta essere semplicemente uno figo, che sa disegnare o figo, no, è un pazzo che tipo, no, c'è i tatuaggi, certo, in faccia, allora sei un pazzo, no? No, certo, certo, devi impegnarti come tutti i lavori, credo, se non hai un percorso lavorativo che piano piano costruisci il tuo percorso, in qualsiasi lavoro è così, quindi cioè non è che domani io mi sveglio e decido di fare il dentista, cioè devo fare determinati percorsi per arrivare a un livello, cioè, giusto. Che siano comunque, tra virgolette, in linea con quella che è la persona che sei, immagino, sì, no? Sì, sì. Perché se è una roba che appunto non ti appartiene, anche il fatto di sforzarsi, secondo me, è una roba che appare anche agli altri, più che, cioè, anche a te, sì, stesso. Sì, non è obbligatorio. Però, esatto, non è obbligatorio tatuare. Dici, no, diciamo, bellissima sta cosa, non è obbligatorio fare tatuaggi, ragazzi, Così come, sì, anche, sì, tatuarsi, secondo me, non è obbligatorio. No, cioè, esatto. Però, cioè, se non ti piace, siete fighi lo stesso anche, esatto, senza tatuare. A uno gli piace il nuoto, boh, mi piace andare in palestra, io ammiro quelli che non si tatuano, tipo adesso è quello essere alternativo, comunque sì. Sì. No, ma uno se segue le proprie idee è figo, sta, no, a secondare effettivamente proprio questo personale. E questa veramente credo l'ultima cosa che mi interesserebbe sapere da te, in realtà so che hai tantissime altre storie, tantissime altre cose interessanti da tirare fuori, ma non voglio tirarle fuori in questa serata qua, magari avremo modo in altre occasioni di raccontarle. Però ti chiedo, secondo te invece una persona come te, della tua generazione, perché io ho, tra virgolette, anche questa fortuna, e li saluto, di tanti altri tatuatori, no? Che fanno questo lavoro effettivamente nella vita, che seguono il canale, che effettivamente guardano le chiacchierate che faccio,
e molti magari arrivano a quella che può essere la tua età, e ricordiamo, non è vecchio, è molto giovane. Ormai 40 anni sono i nuovi 20. Mi tutelo, però nel senso, magari anche loro hanno bisogno di un po' di nozioni, no? Per avere la mentalità aperta come la tua, piuttosto che riuscire a prendere le cose nuove al passo coi tempi, bene come lo fai tu. Cosa gli diresti a loro? Cioè, ai tuoi amici o alle persone che hanno la tua stessa età, che sono da quegli stessi anni lì, però magari sono un po' rancorosi perché vedono giovani che li scavallano, piuttosto che gente che magari non ha la loro esperienza nel tatuare fare quel lavoro lì. Bisogna farsene una ragione, cazzo. Tanto è inutile. I giovani prendono il posto dei vecchi, è sempre così in tutte le cose, quindi è inutile che uno dice, cazzo, di essere magari meglio di un giovane, ma non è così. I giovani sono sempre meglio, purtroppo, per purtroppo, noi. Purtroppo, per voi. È così. Va bene, dai, ci sta. Alessio, io direi che siamo a posto.